Questa sera, come avrete già sentito, ci sarà la possibilità appunto di presentare la nostra squadra odorisiana in quanto avremo dei nuovi acquisti, dei nuovi giocatori. Allora io direi subito di partire con il nostro Emanuele Gentilucci, che si occupa della direzione tecnica, al quale faremo qualche domanda. Innanzitutto, come nasce l'idea di presentare questa squadra e soprattutto di presentare nuovi acquisti? Come nasce questa iniziativa? Allora, l'iniziativa nasce dal fatto che quest'anno ci troviamo a portare in squadra, diciamo, il 50% di persone nuove che non sono del paese, un po' per necessità, per competere ancora al meglio per la vittoria del campionato della seconda categoria, e un po' perché ragazzi vecchi che hanno fatto la storia di questa squadra, bisogna dirlo, un po' con l'età avanzata, un po' anche per impegni loro di studio o altro, purtroppo ci hanno lasciati, insomma. Allora va tutto il mio ringraziamento, anche quello della dirigenza, perché sono parte fondante di questa realtà, che ormai quest'anno è il 10° anno, così come va loro il ringraziamento mio e di tutta la società di quest'anno, ma anche ai vecchi dirigenti che non ci sono più. Ne citerei tanti, perché tanti ne sono passati da noi, perché alla fine da noi sono sempre le porte aperte, non ci sono colori politici, non ci sono idealità, non c'è niente, quindi siamo aperti a tutto, siamo aperti a fare bene per questo paese. Ok, di solito diamo molte cose per scontato, però sappiamo che dietro l'organizzazione non è affatto facile, perché diciamo ci sono anche alcune criticità, diciamo, da sottolineare. Voglio dire, nel vostro caso avete sempre portato avanti la squadra con impegno, però sottolineo che appunto non è affatto facile. Sì, oltre all'impegno personale, quindi di darsi il fine settimana per la squadra, inizierà la preparazione questo 18 agosto, quindi a pochi giorni, quindi già si inizia, anche se poi il campionato inizierà a settembre, però ti assicuro che si lavora già dal mese di giugno, luglio, per portare dentro nuove persone, nuovi ragazzi. E oltre a questo ci sta anche e soprattutto c'è la parte economica, quindi lo sforzo economico che ci portiamo a fare ogni anno. Quest'anno abbiamo con noi una grossa mano, che è quella di Nicola Dori Arteferro. Con grandissimo piacere lui si è disposto a noi, è un ragazzo del paese, quindi che sta crescendo anche a livello della sua attività, e quindi a noi ci ha fatto un enorme piacere. Poi portare sempre uno del paese all'interno è sempre una cosa bella, insomma. Perfetto, allora io direi di fare subito un applauso al nostro Emanuele. Ok, però più forte. Ok, e quindi passiamo subito alla presentazione delle new entry, quindi non solo dei giocatori che già abbiamo, ma anche nuovi acquisti. Partiamo subito con il portiere Ottaviano Giuseppe. Un applauso. Adesso toccherà anche a te parlare, giustamente, faremo qualche domanda per conoscerti un po' più da vicino. Sappiamo che tu sei entrato, insomma, da poco, non da tanto che sei in questa squadra, e vorremmo sapere come ti sei sentito accolto nella squadra, quali sono state le sensazioni, come ti sei sentito nel momento in cui appunto sei entrato a far parte dell'Odorisiana. Allora, buonasera a tutti. Beh, io quando sono arrivato l'anno scorso, all'inizio di settembre, comunque loro hanno avuto delle difficoltà, io ho accettato questo progetto. Fin dal primo allenamento comunque mi sono sentito accolto e preso in famiglia. Infatti la sera mi hanno invitato a fare il rinfresco, una cosa che ho apprezzato. Mi ha fatto molto piacere. Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere nel corso di questa stagione? Allora, io sono stato uno dei primi a riconfermare quest'anno, perché ho sposato il progetto che hanno intenzione di fare, cioè quello di portare l'Odorisiana in prima categoria. Va benissimo, facciamogli un grosso applauso. Ok, e adesso passiamo con il nostro difensore D'Alessandro Daniele. Un applauso anche per lui.
Devo chiederti appunto come ti sei sentito accolto, ma allo stesso tempo raccontarci anche la tua esperienza in passato, fare un po' questo parallelismo tra l'esperienza passata e l'esperienza dell'Odorisiana. Allora, buonasera innanzitutto. E, beh, l'esperienza che ho avuto precedentemente è stata, diciamo, solo di una piccola retrocessione, però diciamo che spero quest'anno di rifarmi e fare un gran campionato e vincerlo. E per quanto riguarda la società mi sono subito ambientato, sono tutti molto contenti di stare in questo gruppo e anche io sono felice di farne parte. Come vedi il tuo futuro calcistico? Vediamo, quest'anno dobbiamo fare un gran campionato, quindi lo vediamo molto impegnativo, sarà dura, ma sicuramente essendo un gran gruppo sono sicuro che faremo dei gran risultati. Benissimo, un altro grosso applauso al nostro difensore. Ok, allora adesso passiamo con il nostro Stefano Civico, centrocampista, un applauso. Dai, però più forti, stasera siamo tutti qui, è festa. Ok Stefano, allora anche a te qualche domandina un po' per conoscerti più da vicino. Tu vieni dalla squadra? Sporting San Salvo. Come ti sei trovato nell'Odorisiano? Ma una buona accoglienza, un grande gruppo di ragazzi soprattutto. Infatti quello che mi ha colpito è proprio aver creato prima un gruppo di uomini prima che i giocatori. E quindi anche questo mi ha spinto. Poi sono ragazzi che conoscevo già, quindi è stato uno dei motivi che mi ha portato qui. Per quanto riguarda, diciamo, l'atmosfera a livello nella squadra, come ti sei sentito anche con il mister, questo rapporto? Sì, mi ha colpito molto l'entusiasmo che c'è, che dopo, diciamo, una mezza delusione che hanno avuto l'anno scorso, hanno grande voglia di ripartire e di fare un gran campionato. Le possibilità ci sono. Noi ce la metteremo tutta per cercare di vincerli. E come sempre, perché l'Odorisiana ci mette tanto impegno in tutto quello che fa. Ok, allora un grosso applauso anche a lui. E continuiamo con il nostro difensore Nicola Menna, quindi che lui gioca in casa. Diamo un grosso applauso. Qui non c'è più spazio, ok, lo troviamo. Allora Nicola, tu invece, diciamo, non sei una new entry perché da sempre ti abbiamo visto nell'Odorisiana. Ok, come hai percepito il fatto che appunto siano arrivati questi new entry? Come ti sei trovato a doverti confrontare con nuovi giocatori nella squadra? Ciao, buonasera a tutti. Diciamo che la maggior parte di quelli che sono arrivati sono già vecchi amici, quindi sicuramente si troveranno bene nella squadra e io mi troverò bene con loro. Quindi penso, e gli do anche un grosso in bocca al lupo, spero che si troveranno bene con noi e spero faremo bene anche quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo campionato e quest'anno cerchiamo di puntare ancora a fare meglio, quindi così. Visto che sei un giocatore storico della squadra, come vedi il futuro dell'Odorisiana? Conoscendo i dirigenti, gente che è entrata quest'anno a far parte della squadra, io penso sia... Anzi, innanzitutto gli faccio i complimenti perché è una cosa bellissima per il paese e spero che prosegua, sì, io penso avremo un futuro bellissimo. Perfetto, un grosso applauso Nicola Menna. Adesso proseguiamo con Nicola Tarquinio, il nostro centrocampista. Un applauso perché anche lui gioca in casa. Hai visto che tifo? Ok, vabbè, anche a te qualche domanda di rito, diciamo così. Come hai notato, diciamo, oltre l'inserimento delle new entry, come percepisci appunto la realtà dell'Odorisiana? Pensi che negli anni, nonostante le varie criticità, insomma, possa essere una realtà che possa proseguire brillantemente?
Sì, penso che purtroppo a Montedorisio un po' di ragazzi vanno a mancare, quindi ci servono delle persone che ci aiutano da fuori e quindi li dobbiamo sempre ringraziare. E invece i ragazzi giovani del paese devono spronarsi per portare avanti tutta la situazione, perché siamo rimasti un po' in pochi e quindi non è facile andare avanti. La dirigenza si sta facendo di tutto per andare avanti, però non è facile. Spero che andremo avanti ancora per parecchi anni. Quindi diciamo il tuo è un modo per sensibilizzare anche i ragazzi del paese a prendere parte alla squadra. Sì, dico a tutti, anche quelli, quei pochi che vanno fuori a giocare, di tornare qui per continuare con la Dorisiana e non fare la fine dei paesi come paesi più piccoli che non hanno più niente e finiscono solo per andare al bar o altri luoghi. Perfetto, e questa deve essere appunto, diciamo, deve essere un appello, un modo per rilanciare un po' questo paese che credo ne abbia davvero bisogno. Allora continuiamo con il nostro Giuseppe Di Giacomo, facciamo un applauso a Nicola. Un applauso a Giuseppe Di Giacomo, centrocampista, anche lui gioca in casa. Tu sei uno dei più giovani, raccontaci un po' la tua esperienza nell'Odorisiana, da quando hai iniziato a sperimentare questa realtà ad oggi? Ma io ho iniziato, quest'anno è diciamo il quarto anno che faccio parte di questo gruppo meraviglioso e sono cresciuto tanto a livello tattico e diciamo, come posso dire, a stare bene in un gruppo. Qual è il risultato di cui ti sei sento più orgoglioso, più soddisfatto in questi anni? Ah, il risultato, diciamo, un gruppo fantastico, perché alla fine ci siamo tutti bene, ci siamo aiutati in un modo fantastico e diciamo questo, dopo i risultati verranno a seguire. Perfetto, risultati step by step. Continuiamo, quindi facciamo un grosso applauso al nostro giovane ragazzo. Continuiamo con Nicola Del Gianco, che lui gioca in casa, un applauso. Centrocampista anche lui. Ok Nicola, dacci un po' un tuo parere anche te dell'esperienza dell'Odorisiana. Buonasera a tutti. Abbiamo iniziato l'anno scorso, un bel percorso e ci volevo migliorare quest'anno. Per migliorarci c'è solo l'obiettivo, quindi vincere il campionato, perché sappiamo e abbiamo le qualità per farlo. Speriamo che la gente del paese ci supporta venendo al campo la domenica, perché abbiamo bisogno anche del tifo. Noi ci metteremo tutto quello che abbiamo, a partire dalla società, dal mister e noi per qui. Come vedi anche tu il futuro di questa squadra? Ma come detto, le basi ci sono, è 10 anni che l'Odorisiana c'è. La cosa bella è che come squadra rappresentiamo un paese, quindi abbiamo una grossa responsabilità. L'Odorisiana, con il campionato che faremo quest'anno, avrà ancora di più le basi per andare in futuro e noi siamo qua per costruire questo futuro e mandare avanti. Un grosso applauso al nostro Nicola Del Gianco. Adesso proseguiamo con Domenico Marrocco, anche lui gioca in casa. Un applauso. Centrocampista anche lui. Nuovo acquisto. Ok, allora, visto che a te ormai già li conosciamo, però facciamo anche a lui giustamente qualche domanda di rito. Allora, innanzitutto, appunto, oltre a come vedi appunto la tua esperienza nell'Odorisiana, vogliamo sapere anche come hai percepito l'impatto delle new entry, come ti sei trovato diciamo a confrontarti con i nuovi giocatori. Ciao, buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziare la squadra in cui ho giocato l'anno scorso, che sono gli Amatori 88. Niente, per me è un'esperienza nuova, sono il più, diciamo, tra virgolette vecchio e sono contento della squadra che l'Odorisiana sta all'esterno. Quindi faccio un bocca al lupo ai nuovi, speriamo di centrare un obiettivo che ci siamo prefissati, diciamo qual è la salvezza. Niente, un bocca al lupo a noi. Perfetto, un grossissimo applauso a Domenico Marrocco.
proseguiamo con Alessandro Ciccotosto, difensore nonché il capitano della squadra. Un grosso applauso. Fino a qualche ora fa, diciamo, ho notato che ha veramente dimostrato molto impegno nell'organizzazione, diciamo, nella presentazione di questa squadra. Allora, a te in generale volevo farti qualche domanda per conoscere più da vicino cosa c'è dietro tutta l'organizzazione della squadra, quindi anche a livello di gestire i giocatori, visto che comunque fai il capitano e che non è un'attività, diciamo, così scontata. Raccontaci un po' la tua esperienza da capitano. Ma innanzitutto buonasera. Gestire i ragazzi è molto semplice perché sono ragazzi abbastanza intelligenti e quindi per me non è un sacrificio e un impegno talmente grande. Poi dietro a tutta l'organizzazione comunque c'è la società, io faccio parte del gruppo dei ragazzi, quindi il più semplice di questo non poteva essere. Il risultato anche tu di cui ti sei sentito più soddisfatto proprio da capitano? Il risultato? Di cui ti sei sentito più soddisfatto, più orgoglioso da capitano, l'esperienza più bella che tu possa ricordare nell'Odorisiano? Ma sicuramente far parte del gruppo, della squadra, questa è la cosa più bella. Essere capitano di questi ragazzi è la cosa più bella che c'è. È bello sentire anche questo perché a prescindere, ecco, dal risultato che uno possa raggiungere poi in una partita, è proprio lo spirito di squadra che alimenta, diciamo, l'entusiasmo di questi ragazzi. Ok, allora, quindi facciamo un grosso applauso al nostro capitano Alessandro Ciccotosto e adesso io direi di far salire sul palco il nostro mister Ercole Marrocco, un applauso. Il mister. Ok, eccoci qua Ercole. Allora, te, visto che sei il mister, tocca fare un discorso più impegnativo, diciamo così. Allora, diciamo, vorremmo sapere un po' quali sono gli obiettivi che la squadra si è prefissata per questa stagione. Gli obiettivi erano sicuramente migliorarci. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato ottimo, siamo arrivati terzi, scopriamo le carte e proveremo a vincere. È difficile, però ci dobbiamo provare, abbiamo l'obbligo di provarci. Come si dice, l'importante è provare? No, è provarci, non partecipare. Vorrei che tu dessi un messaggio a tutti i ragazzi che decidono di intraprendere la carriera calcistica e quindi dare loro un messaggio di augurio. No, prima hai detto bene, diciamo bene le cose, se non sbaglio, le cose sono qui. Ci sono molti ragazzi che giocano fuori dal paese e noi vediamo la scossa che fa la società anche quest'anno, anche economicamente, e quindi vorremmo che si avvicinasse al paese, perché è giusto così, è giusto che c'è una squadra nel paese, è giusto che si muori la voglia del paese. Grazie mille, facciamo un applauso al nostro mister. Ok, e adesso direi che è arrivata l'ora di far salire sul palco il presidente Graziano Menna, un applauso. Dai, fatemi sentire però, vedo. Ok Graziano, anche tu è arrivato sul palco, facciamoti subito qualche domanda. Allora, volevo chiederti innanzitutto se volevo farti qualche domanda un po' più tecnica, se nella squadra c'è un giocatore magari su cui punti di più, su cui diciamo hai più aspettative. Allora no, buonasera a tutti, per me tutti i giocatori che sono nella squadra valgono tutti tutti per la causa dell'Odorisiana, per andare avanti e per continuare anno per anno a migliorarci. Io li vedo tutti, qualsiasi, a volte parliamo di giocatori del paese, no, ma tutte le persone che entrano, sono entrate a far parte di questa squadra, si sono ambientati, fanno parte del paese, sono parte integra di Monte Odorisio. Dunque li ringrazio, in particolar modo chi viene da fuori, ringrazio tutti i ragazzi del paese che contribuiscono sempre a far sì che si va avanti. E poi niente, voglio fare un'ultima cosa, voglio ringraziare tutti i tifosi che ci seguono da più anni, da 2 o 3 anni, hanno un nome, vecchia maniera, sono, sono sempre presenti, ci accompagnano sempre, sono la nostra forza principale. E poi ringraziamenti a tutti i nostri soci, a tutti i nostri compaesani che ci danno una mano, e in particolar modo quest'anno in primis Nicola Doria, che ci sta dando una grande mano per
far sì che continuiamo sempre a migliorarci anno per anno. Perfetto, io direi subito di fare un grandissimo applauso anche al nostro presidente Graziano Menna. E adesso è arrivata l'ora di far salire sul palco il nostro Nicola Doria, che davvero si è prodigato tantissimo per l'organizzazione di questa presentazione. Un applauso! Ok, eccoci qui. Perfetto. Nicola, ricordiamo tra l'altro che è titolare della sua nuova azienda, che a breve si farà anche l'inaugurazione, la sua azienda Arteferro. Quindi già che ci siamo apriamo anche questa parentesi. Ora Nicola, sappiamo che dietro l'organizzazione di, a parte della presentazione, ma anche un po' della squadra, c'è davvero tanto impegno, ce lo confermi? Sì, sì, certo. Stiamo cercando di portare questo Torisiano a un livello altissimo. Già dall'anno scorso abbiamo cominciato a metterci le basi per poter crescere. Quest'anno cerchiamo di puntare almeno a passare. E ci credo, perché c'è un bel progetto davanti, e la dirigenza è una grandissima dirigenza, competente, ci mettono il massimo di impegno, ho visto in loro lo mio stesso spirito di iniziativa, di poter crescere insieme e di puntare sempre più avanti. Quindi io mi sono sposato a loro e cercherò di portare sempre avanti questo discorso negli anni a venire, il più possibile cercare di stare insieme. Sì. Che tipo di risorsa rappresenta questa squadra per il paese? Io credo in Monte Torisio, credo che è sempre stato un paese innovativo, pieno di progetti, infatti anch'io sto cercando di portare avanti questi progetti nel mio campo e vedo in loro un qualcosa di buono, quindi se lo merita Monte Torisio, se lo meritano tutti i ragazzi che giocano per Monte Torisio. Perfetto, un grosso applauso a Nicola Doria. Ok. Allora, io direi che a livello di intervista abbiamo terminato, però già che ci siamo ci tenevo a ringraziare, soprattutto vorrei che voi faceste un grandissimo applauso ai ragazzi della squadra, agli altri componenti che questa sera purtroppo sono assenti per motivi di lavoro. Allora, abbiamo Fabio Di Biase, portiere, un applauso facciamo per ogni componente, Mattia Menna, difensore, Andrea Di Giacomo, difensore, Lorenzo Menna, centrocampista, Emanuele Daiello, centrocampista, Mirko Di Matteo, attaccante, William Stanisci, attaccante. Però fatevi sentire, io sento solo la squadra. Ok, Lorenzo Fioravante, centrocampista, il nostro Loris Della Penna, attaccante, e Giovanni Zappone, difensore. Perfetto, io direi di aver concluso tutta la tranche di interviste e nulla, vi auguro una buona notte bianca e niente, buona serata allora.